Siamo con l'assessore Cristian Fiazza, sono ormai passati 4 mesi, abbiamo già superato i famosi 100 giorni di luna di miele. Allora, si può tracciare un primo bilancio di questo, seppur breve periodo? Come stanno andando le cose? Ma come stanno andando le cose, devono dire i piacentini. Io posso dire dal mio bilancio di questi 115-120 giorni che sono, ho trovato degli uffici competenti, preparati e sul pezzo. Non che gli altri non lo siano, però posso ritenermi sicuramente fortunato per quanto riguarda la struttura della cultura. Per quanto riguarda lo stile dell'attività, fare l'assessore è molto diverso che fare consigliere. Io ho avuto un'esperienza di 15 anni da consigliere comunale e stare dall'altra parte del tavolo ti dà la possibilità di vedere come davvero funziona la macchina comunale o come non funziona e soprattutto anche di poter intervenire nel possibile direttamente sulle esigenze che possono esserci. E questo ti fa sentire più anche utile, tra virgolette, alla collettività tutta. Per quanto riguarda nello specifico, quello che mi sono trovato di fronte, non tanto nell'assessorato, anche nell'assessorato, ma soprattutto fuori. Tanta passione e non è piaggeria, tanta voglia di mettersi in discussione e tanti enti, che fanno cultura sul territorio, con molte idee e con molta voglia di mettersi appunto in rete, chiedendo al comune di svolgere quel ruolo di relazione di collettore, di regista, che in questi anni, in alcune occasioni, è venuto a mancare. Questo lo dico senza polemica, ma perché è la percezione che ho avuto dagli interlocutori sul territorio, dal fatto che sentono questa necessità di avere un comune capofila, tra virgolette, da questo punto di vista, che possa appunto metterli e cercare di metterli in rete e anche di avere una funzione a volte di mediazione fra i vari soggetti che ci sono, e che è un ruolo importante secondo me, e mi sono interrogato, ci siamo interrogati in questi mesi se questa era la nostra principale missione. E forse in questa fase, nella fase di apertura del mandato, la nostra principale missione è proprio una missione, passatemi il termine, quasi pedagogica e culturale, cioè riuscire a creare quella rete, e poi magari ci torneremo dopo, che può nel lungo periodo fare la differenza rispetto ad altre realtà più vicine a noi che da tempo hanno questa rete sul territorio. Prima di parlarne, rimaniamo un attimo ancora sul personale. Com'è cambiata la sua vita da 4 mesi a questa parte? Allora, quello che dico a tutti chi me lo chiede, nessuno mi ha obbligato a fare l'assessore, non mi hanno dato in mano un piccone dicendomi di spaccare pietra nel sulcis, dunque è cambiato in positivo. È stata bella prima, è bella adesso, era faticosa prima, è faticosa oggi. Ma ripeto, è una scelta che ho fatto e che finché il sindaco vorrà porterò avanti, con passione e determinazione. Faccio ancora l'avvocato, ma sa, io vedo un po' dotto, sono come un salumiere o un elettricista, sono un libero professionista. Dunque, nel fine settimana, alla sera, con colleghi che mi aiutano, svolgo appunto in questo modo, al di là degli orari lavorativi del comune e anche oltre quelli del comune che sono dedicati al comune, svolgo ovviamente ancora parte della mia attività Quindi lei è a professionale. tempo pieno, però allo stesso tempo continua con la professione. Io sono a tempo pieno per tutti gli orari comunali e non soltanto. Nulla mi vieta di lavorare di notte, di preparare atti o di incontrare clienti. Sotto il far della sera, naturalmente, oppure il sabato pomeriggio, oppure la domenica, naturalmente, che è quello che faccio. Anche perché è una professione che è difficile lasciare del tutto. Sai, io ho investito 47 anni, no, perché ho 47 anni, 20 anni della mia vita in questa attività. E visto che nella vita non faccio il politico e non voglio fare il politico, visto che tutti siamo a servizio e tutti siamo a termine, e visto che avere un'attività professionale ti rende libero, voglio avere la possibilità ovviamente di ridurla, mettendo come primo punto essenziale quello dell'amministrazione comunale, ma comunque di poter comunque continuare nel minimo a avere la mia attività lavorativa per me e per la mia famiglia. Restiamo per un secondo sui desiderata. Quale sarebbe il provvedimento che, se in qualche modo avesse la bacchetta magica, vorrebbe subito mettere in campo a favore di Piacenza? Se avessi la bacchetta magica oggi, la destinazione del Bastione Borghetto al Comune di Piacenza per farsi la cittadella della cultura. Punto. Perché questa è una delle grandi richieste che arrivano.
tutte le associazioni, dei luoghi dove esprimersi, dei luoghi dove avere le loro sedi, dei luoghi dove fare cultura e farla anche in rete. E quel luogo è ristrutturato, ovviamente, è riqualificato, rigenerato, come si dice oggi, è il luogo deputato. E noi l'abbiamo nel mandato, l'abbiamo nella campagna elettorale e l'abbiamo anche chiesto fortemente e vogliamo arrivarci. Se avessi la bacchetta magica e mi dessero le chiavi adesso, ne farei subito delle copie e le darei agli assessori. Senza la bacchetta magica, però, pensa di riuscire a aprire quella porta alla cultura? Secondo noi sì. Cioè, nel senso, magari chi verrà dopo di me riuscirà anche a sviluppare delle altre proposte all'interno di quello del bastione Borghetto. Però sono convinto che in questi anni riusciremo, dal Di Magno, da chi per esso, a ottenere l'utilizzo e appunto la gestione del bastione Borghetto per la collettività, destinandolo appunto a quello che ci siamo detti di fare. Piacenza ha tantissimi spazi in questo momento in cerca di un ruolo, di una funzione, ad esempio anche l'ex albergo San Marco, che era tra l'altro l'albergo prediletto da Verdi, Verdi che in questo momento tra l'altro è un po' al centro della bufera, nel senso che la sua villa è già contesa fra gli eredi e quindi andrà all'asta. Per cui pensare a mettere a posto l'ex Hotel San Marco quando già c'è una villa che è al centro di un'altra questione non è certamente una cosa semplice, però voi avete pensato di ridare vita a quel bellissimo palazzo, tra l'altro con delle meravigliose opere liberty al suo interno e al suo esterno, senza lasciarlo decadere come è stato fino ad oggi. Altro sogno nel cassetto? Ah sì, però vedete, i sogni fanno la differenza e soprattutto vogliamo realizzarli, o quantomeno vogliamo portare a casa atti definitivi che ci permettano di averli. Cioè, non sono d'accordo su chi diceva non portiamo a casa il Farnese, non trasformiamolo in roba nostra perché poi abbiamo un costo. Io la penso diversamente, poi il Farnese l'abbiamo portato a casa in proprietà anni fa. Portiamo a casa l'Hotel San Marco, portiamocelo in pancia. Abbiamo la possibilità di gestire la struttura e dopodiché affronteremo le spese che ci possono essere, quello che dovrà essere. Non lo chiediamo noi, però qui sull'Hotel San Marco c'è quel tema di... come posso dire, di crescita di una collettività comunale che deve secondo me passare. Il tema della Hotel San Marco è un tema molto più ampio. Quando Verdi da Villanova compra delle terre, non le compra guardando Parma, le compra dando le spalle a Parma e le compra verso Piacenza. Verdi è Parma, ma soprattutto Piacenza-Milano, ci porta lì, non ci porta verso Modena. Okay? Questo abbiamo pensato e tanti soggetti ci hanno fatto capire, a partire dal Comitato, a partire dal Conservatore Nicolini, a partire anche dal Presidente Sforza Fogliani, che ha avuto molte indicazioni su questo senso, a partire comunque dalla percezione generale, abbiamo pensato che il tema di Verdi è un tema di quale la città deve riappropriarsi, ma non è sufficiente che il Comune di Piacenza dica vogliamo l'Hotel San Marco, perché siamo una sola istituzione. È necessario creare, e per questo che vuole fare il Comune di Piacenza, un movimento culturale e di mentalità della gente, che arrivi un po' come per la partite, a dire a un certo punto è la città, è la comunità piacentina che si fa interlocutrice del Ministero, piuttosto che dell'AS, piuttosto di chi ha la possibilità di conferirlo al Comune, questo bene. Non è più un'interlocuzione fra un ente, ma un'interlocuzione fra un ente che rappresenta una realtà comunale, non soltanto provinciale, che vuole riappropriarsi di un bene generale. Cosa abbiamo fatto per fare questo? Abbiamo tolto dal piano delle alienazioni l'Hotel San Marco. L'abbiamo tolto noi nel piano delle alienazioni, perché fino appunto al mandato precedente era nel piano delle alienazioni. Abbiamo sbagliato a non dirlo all'ASL? Bah, forse sì, forse è stata una questione di mancanza di attenzione. È vero che siamo comproprietari di un bene e decidiamo nella nostra comproprietà di non vendere più parte di questo bene. Non che l'ASL fino a questo momento abbia avuto grandi idee a proposito di quel palazzo. Dunque, l'idea è quello di investirsi in questo senso, ma sull'Hotel San Marco come su Verdi stesso, nelle linee di mandato che andranno in Consiglio Comunale la settimana prossima, anzi il 14 novembre, voi leggerete la necessità di far sì che il Comune di Piacenza riesca a entrare per la prima volta nel Festival Verdi. Il Festival Verdi deve naturalmente essere parte anche di Piacenza, ad oggi non lo è soltanto collegato alla nostra vicina di Parma, questo non ha senso.
Ma perché? Perché dobbiamo riappropriarci tutti insieme di quel marchio che è appunto Giuseppe Verdi, un marchio che per inciso nella vicina Parma inizia a essere un po' banalizzato, un po' ormai scontato. Per noi non lo sarebbe e non lo è da questo punto di vista. Lo stesso Marco ne è un esempio. La riqualificazione di quella struttura, la possibilità di farvi all'interno, nella sua figura naturale, dal nostro punto di vista, e un ampliamento della scuola, dell'Università del Nicolini e anche un museo collegato appunto alle opere di Verdi, del maestro, sarebbe secondo noi un elemento essenziale, a due passi da Piazza Cavalli. Ma al di là dell'hotel è proprio il concetto di mentalità. Se riusciamo a fare reti e ad essere interlocutori unici verso la controparte, riusciamo probabilmente ad avere più influenza e avere una voce più importante. Assessore, però tutto questo si scontra sempre con i problemi dei soldi, del bilancio, problemi che saltano fuori anche in relazione ai teatri e in relazione alla Ricci Oddi, perché nella variazione di bilancio è saltato fuori un taglio sia per l'uno sia per l'altro, tra l'altro con una Ricci Oddi che da poco ha una direttrice che costa e che dovrà invece subire se le carte andranno nella direzione che ci sembra di aver colto. Un taglio di 50.000 euro a fronte di un costo, se non vado errato, di 70.000 euro per la direttrice. Guardate, io sono a volte molto, molto invidioso della capacità e della libertà e del diritto dei consiglieri comunali di poter intervenire liberamente in aula. Sarà perché mi sento ancora dopo 15 anni consigliere comunale e sono ammirato dalla capacità dell'amico Massimo Trespiti di intervenire in Consiglio Comunale, anche di fronte alla funzione ancora di studio e analisi che stanno facendo i consiglieri di maggioranza. L'ho detto a chi di dovere, vale a dire sia la dottoressa Ferrari che la dottoressa Pini, come lo ha detto Marco Perini, l'assessore vice sindaco, l'amico Marco, in quella discussione di bilancio. Si è trattato, per quanto ci riguardava, di un artificio contabile collegato appunto al tema di variazione in sé. Nel bilancio 2023 non c'è nessun taglio né per la Fondazione Teatri né per la Galleria dei Ciotti. Questi sono dati che vedranno i consiglieri che sono oggettivi. Il punto è un altro. Il punto è, noi vogliamo continuare a dire siamo molto bravi. Abbiamo una straordinaria galleria, dobbiamo riuscire a investire nelle nostre opere che nessuno ha in tutta Italia. Lo sento da 20 anni in Consiglio Comunale. E poi domandarsi perché non lo facciamo o vogliamo provare a investire su quei temi che oggi ci possono permettere di far sì che la Ricci Oddi possa sviluppare, come lo fanno i teatri, quelle sue grandi potenzialità. La differenza sta qua e sta a chi mette il dito e copre la luna e chi prova a fare questi passaggi, secondo me. Se vuole, ne parliamo molto volentieri di cosa vogliamo fare sulla ricerca. Ricci Oddi, che peraltro è stata con la passata giunta anche motivo di forte attrito con l'avvocato Sforzafogliani, presidente della Banca di Piacenza, che lei prima citava. Adesso probabilmente il dialogo fra voi e l'avvocato su questo fronte è un po' più facile, visto anche come è andata la campagna elettorale. Come andrà a finire la Ricci Oddi ed è pensabile, diciamo, cambiare le carte che sono sul tavolo? L'avvocato Sforzafogliani aveva un altro punto di forte attrito con la maggioranza che all'epoca appoggiò, che è quella della Fondazione Teatri. Allora, è pensabile imboccare strade diverse, sia per la Fondazione Teatri sia per la Ricci Oddi, magari pensando anche di costruire un contenitore comune dove mettere all'interno tutte le belle cose che abbiamo in questa città e che forse organizzate assieme potrebbero avere anche un senso e una forza maggiore? No, oggi non è pensabile. Oggi è pensabile continuare a investire su realtà che sono delle eccellenze sul nostro territorio, ma che devono diventarlo fuori dal nostro territorio. Continuiamo a dirci, se in America avessero una delle croste che abbiamo alla Ricci Oddi, ci farebbero un museo. Bene, ok. Questo vuol dire che sono più bravi di noi. Sì, probabilmente lo sono. Sicuramente di me. Poi non so di altri. Non è pensabile per due ragioni. Uno, perché la Fondazione Teatris, dal nostro punto di vista, sta lavorando bene, lo dicono i dati, secondo noi, in questo momento.
E come dicevo, nel 2023 faremo questi investimenti che sono quelli dell'anno precedente e investiremo, per esempio, non a caso, su diverse opere di Verdi nel 23, sulle radici Jodi, perché vogliamo riappropriarci del tema che abbiamo detto prima, sulla fondazione, scusate. Sul tema della galleria Ricciotti, vedete, vi racconterò una cosa. Io ho iniziato per caso, ma veramente per caso, a fare l'obiettore in comune nel 2001, perciò non sono in comune dal 2012, ma dal 2001. Dopo l'obiettore, essendo me la rotta in legge, ho fatto domande e venni preso per fare il praticante all'avvocatura legale, all'avvocatura comunale, a 90 euro lorde al mese, ma non era quello il costo. Il problema era che mi piaceva il diritto amministrativo. La prima cosa che feci, mi diedero in mano nel 2001, nel luglio 2001, oltre alle fotocopie da obiettore, era studiarmi Lo le richieste statuto. di pareri della Ricci Oddi, relative allo statuto. E era già il fascicolo alto una ventina di centimetri. Siamo al 2022, sono passati 22 anni, la ruota gira, ora sono l'assessore alla cultura per un caso strano. E mi trovo a controllare quegli atti o quantomeno a guardare quegli atti. Con competenza non lo so. Quello che so è questo, che è venuto ed è giunto il momento di permettere alla Ricci Oddi di poter investire su se stessa e di poter investire non avendo più neanche una rete di protezioni che gli dica non lo può fare perché è un ente morale del terzo settore. Ora, quello che non ha fatto l'amministrazione precedente, per varie ragioni che non voglio entrare nel merito, che però oggettivamente non l'ha fatto, è una questione di andata oggettiva, non è arrivata alla trasformazione della Galleria Ricci Oddi in fondazione. Questo è quello che tutti ci chiedono, tutti i membri del CDA, tutti i vari soggetti del CDA, tutti i soggetti terzi, tutti i professionisti, perché è necessario fare questo passaggio. Ora, noi ci siamo impegnati in tempi brevi e io spero davvero di riuscire, stando larghi, entro il giugno 2023 ad avere la possibilità di chiamare ente del terzo settore la Galleria Ricci Oddi. Questo perché? Perché ci per la fondazione, dunque, Fondazione Ricci Oddi. Questo perché? Perché in questo modo può partecipare a tutti quei finanziamenti, percorsi e circuiti virtuosi ministeriali che oggi le sono negati. È uno straordinario strumento ed è uno straordinario scrigno di beltà. Ma se voi guardate la Ricci Oddi oggi, sembra un museo abbandonato e non è per colpa della dottoressa Pini, che secondo noi è preparatissima e bravissima, e neanche dei dipendenti e neanche dei CDA, ma ci sono macchie di umidità che vengono da anni e anni fa. Ci sono stanze che devono essere tutte completamente rifatte. Le opere colpiscono, ma il pubblico viene colpito anche Dallo stato di abbandono, in apparente alcuni tale. casi vergognoso. E qui dobbiamo cercare in tutti i modi di arrivare a questa trasformazione. E non è vergognoso per colpa di Papa Marengo, della Barbieri, di Dosi, di Renzi, è vergognoso da sine die. E dobbiamo interrompere questa cosa. Uno svecchiamento che magari inizierà anche da Jacopo Veneziani, 28 anni, che viene dato come futuro presidente. Potrebbe iniziare Jacopo Veneziani. Guardate, vi do una notizia che magari non è una notizia. 12 sono le proposte di candidature che sono arrivate per la Ricci Oddi. Tra queste c'è Jacopo Veneziani. Ci sono altri nomi che la Giunta valuterà insieme appunto alla sindaca da questo punto di vista. Una cosa è certa, serve uno svecchiamento, ma non svecchiamento dal punto di vista anagrafico, non è quello. Cioè, dobbiamo riuscire a trovare una modalità che ci permetta, noi comune dando gli strumenti come fondazione e poi chi è in CDA, di riuscire a interloquire con lo stesso linguaggio, con la stessa velocità che le altre fondazioni che ci sono sul territorio nazionale possono avere, per poter di fatto diventare competitivi con queste. Ok, poi che sia gli veneziani, che sia Fiazza, che sia Mazzocca, che sia chiunque altro, quello che è essenziale è riuscire a veicolare quel nuovo linguaggio di relazioni e di confronti per permetterci di arrivare a quel punto. Perché dobbiamo riuscire a far sì che la Ricci Oddi diventi davvero una cosa che vado a vedere. Cioè, le faccio un esempio. Sono stato a Parma. Le ho già evocato qualcosa. Lei non mi deve dire perché è stato a Parma. C'è stato, è andato alla Pilotta, ha mangiato, è andato al Battistero, è andato all'università, è andato al Parco Ducali, c'è stato. Sono stato a Piacenza perché? Ecco,
dobbiamo togliere quel perché. E Recioddi, Verdi, il Farnese, il Gotico, l'enogastronomia, le valli, sono quel perché che deve venire via. Concludendo, perché il tempo è tiranno, alla fine è contento che le abbiano attribuito l'assessorato alla cultura? Sì, sono contento perché è una ricchezza straordinaria. Sono contento perché sto incontrando della bella gente e sono contento perché tendi a conservare i tesori che ci sono a Piacenza e cercare di investire in questi. Perciò è un'esperienza che mi porterò dentro e che mi farà comunque sentire più, cioè mi sta arricchendo molto da questo punto di vista, perciò sì, sono contento. Ultimissima cosa che mi è venuta in mente, c'è una persona che ha frequentato più volte Piacenza, Vittorio Sgarbi, che adesso è sottosegretario. Questo legame che passa anche attraverso il prima evocato avvocato Corrado Sforza Fogliani, un rapporto di amicizia, potrà essere giocato? Ah, guardi, il professor Sgarbi, dal punto di vista delle sue capacità professionali e culturali, è uno dei più importanti critici italiani. Dunque, sicuramente, oltretutto, che nel ruolo appunto di sottosegretario potrà sicuramente avere voce in capitolo. Per quanto ci riguarda, lui è un amico non tanto dell'avvocato Sforza, quello sicuro, cioè della galleria e comunque della città. Perciò voglio dire, la possibilità che lui voglia investire su Piacenza dal punto di vista mediatico e appunto culturale, se ci può portare un beneficio appunto turistico e comunque culturale, perché no? Grazie. Grazie a lei.